Il caso di Gennaro San Giuliano e di Maria Rosaria Boccia ha tenuto banco per giorni, fino ad arrivare alle dimissioni dell'ex ministro della Cultura. Ora si sta parlando con insistenza anche dell'ex marito della donna, Marco M. Il sito d'Agospia ha scoperto il suo nome, ma non sono stati diffusi ulteriori elementi sul suo cognome. E ora sappiamo anche qualcos'altro su di lui. Infatti, il Messaggero ha dedicato un articolo alla vicenda di Gennaro San Giuliano e di Maria Rosaria Boccia, soffermandosi in particolare su chi sia l'ex marito della 41enne che aveva intrattenuto una storia sentimentale, diventando l'amante dell'ex direttore del TG2. E ora andiamo a conoscere più da vicino chi è l'uomo e cosa fa nella sua vita. Caso Gennaro San Giuliano Maria Rosaria Boccia, chi è l'ex marito della donna? Archiviate le dimissioni di Gennaro San Giuliano, ora l'attenzione si è spostata maggiormente sulla vita privata di Maria Rosaria Boccia, che ha un matrimonio alle spalle. L'ex marito è un imprenditore originario di Torre Annunziata, in provincia di Napoli. D'Agospia ha però sottolineato che è ancora il coniuge della donna nonostante la separazione avvenuta nel 2010 dopo un anno di nozze, perché c'è stato un errore di trascrizione del tribunale. E lei non vi ha posto rimedio. Dall'unione matrimoniale non sono nati dei figli. L'ex marito di Boccia ha preferito non farsi vedere nitidamente in volto, ma è intervenuto al programma condotto da Paolo Del Debbio, 4 di sera, dove ha esclamato: un anno mi è bastato e avanzato. Capisco che Rosaria sia impegnata a organizzare grandi eventi e il G7 e non trovi il tempo di venire in tribunale a mettere una firma che chiuda l'incubo, che si trascina da 14 anni. Ci avremmo messo un secondo a correggere l'errore che era del codice fiscale di Boccia, ma lei non si è mai presentata al tribunale di Nocera per ritirare le carte. Le ragioni del divorzio sono serie. Posso dire che la signora ha fatto un'altra vittima. L'ex marito Marco ha detto ancora in TV: se vuole lascio il numero del mio avvocato, che mi sta curando il divorzio dopo 10 anni con la signora e non dottoressa, signora e ripeto signora. Non sono stupito e non invidio neanche il ministro, perché quello che passerà non se lo può neanche immaginare. L'uomo, com'è possibile vedere dai social? Ama viaggiare all'estero e fare vacanze sulla barca. Ma sia lui che Boccia non hanno mai mostrato foto di coppia.